volta che decidiamo di smontare un orologio, dobbiamo considerare che una molla ha già lavorato per tanto e tanto tempo e dovrà essere sicuramente sostituita. Senza indugi, una molla deve essere cambiata e sostituita con una nuova. Ma se decidiamo di avere invece di continuare a utilizzare la propria molla, dobbiamo utilizzare un apparecchio chiamato estrapade. Prima operazione si deve scegliere il finto barile che vada preciso nel barile. Una volta scelto il finto barile, lo posizioniamo sul suo supporto e dobbiamo bloccare il finto barile al supporto tramite questo foro che viene bloccato da un dado filettato. Come vedete, a questo punto abbiamo inserito il finto barile. Adesso si deve collocare la molla all'interno del finto barile per poterla poi avvolgere all'interno. In questo caso, visto che la molla all'interno del barile ruota in senso orario, io nel finto barile la dovrò inserire in senso anti-orario. Eccola qua, inserita. Inserisco anche il finto albero. Inserisco all'interno, faccio in modo che si agganci al gancio della molla. Ecco qua, inserito la molla e ruoto la molla, il finto albero, così da avvolgere la molla tutta quanta all'interno del finto barile dell'estrafade. Inseriamo barile e si spinge la molla all'interno. Ecco che è andata. Questa è la molla all'interno, già agganciata. Inserita la molla all'interno del barile, si provvede a lubrificarla. Anche sul fondo. Questo punto si inserisce l'albero nel barile. Facciamo aderire il gancio al foro della molla, si inserisce il coperchio e poi il coperchio verrà mandato giù con un martello in gomma o in legno. Si lubrifica l'albero del barile che gira all'interno